Ciao Bethesda.it, torna il grande cinema di Michael Winterbottom, uno dei registi più eclettici di sempre. Esploso negli anni 90, quando era giovane, quando aveva 30 anni, Winterbottom è un regista che ha fatto tantissimi film, 24 Hour Party People forse è il suo film più famoso, ma negli anni 90 ha fatto anche Wonderland, ha fatto Jude, che ebbe un grande successo, a Thomas Hardy. E c'era Kate Winslet che era nell'anno di Titanic, Gonau, un film stupendo sul rapporto tra un disabile e l'amore, anche il sesso, insomma un grande regista. C'era Robert Carlyle, stupendo in Gonau, un grande regista, Butterfly Kiss. E poi la capacità di Winterbottom di affrontare tantissimi generi, la fantascienza, l'Eros, quasi un porno fece, anzi fece un film che Kubrick lo avrebbe molto apprezzato, flirtava molto col porno, e senza, diciamo quando Kubrick era già morto e quando non avrebbe più potuto farlo, no? Nine Songs. Quindi stiamo parlando di un pioniere, di uno di quelli che mi piacciono molto perché ha sempre cercato di prendere un po' questo prodotto audiovisivo e forzarlo anche, o comunque modificarlo, portarlo in tante direzioni. Shoshana è un film molto interessante, c'è solo una N, Shoshana sarebbe la Laan di Inglourious Basterds, di Bastardi senza gloria. Era una ragazza ebrea con Shoshana, con due N, veniva rincorsa da Manco, no, veniva chiamata da Christoph Waltz, che nemmeno la rincorreva quando scappava in Bastardi senza gloria, era un'ebrea in Francia. Adesso andiamo a un'ebrea in... dentro Israele? No, dentro il mandato britannico della Palestina, perché la cosa interessantissima di questo film tratto da una storia vera è che si intitola Shoshana, e che Shoshana, senza una N, è la figlia del mitico Borochov, il creatore appunto del sionismo, uno dei padri fondatori del sionismo. Siamo in uno, siamo a nemmeno 60 km dalla striscia di Gaza, in una Tel Aviv che è nata da 20 anni. Ci troviamo appunto negli anni 30, tra le due guerre mondiali, quando c'è ancora questo stato che è il mandato britannico della Palestina, quando l'Inghilterra e la Francia, figlie diciamo ancora della loro, anche questo è un film che ti spiega molto bene quello che è successo nella storia della nostra umanità, quando loro sono l'imperialismo, o comunque c'è ancora il ricordo della, appunto, dei grandi imperi e, dei grandi imperialismi che sono stati appunto l'Inghilterra e la Francia. Non è un caso che le vediamo lì a gestire questa questione già piuttosto turbolenta in Medio Oriente. Ma il film è un romanzo d'amore, è l'incontro di un poliziotto